cosa? Vorreste liberare degli altri prigionieri? Nerissa è più forte che mai adesso. La prossima volta che attaccherà avremo bisogno d'aiuto per difendere Phobos. Mio signore, libera me. Ti difenderò a costo della mia stessa vita. Beh, questo è il minimo che mi aspetto da voi. Ma ho bisogno di guardie del corpo che posseggano più energia mistica, come per esempio quei due. È vero che hanno fallito, ma forse la punizione che ho dato loro è stata troppo severa. Vi concedo un'ultima occasione, ma dovrete provarmi il vostro valore. Questa è una pessima idea, secondo me. Non mi interessa. Smettila di borbottare, Vatek. Dopotutto, sono la sola e unica speranza che resta in tutto l'universo. Fuori, tesoro. Ma se non ho con me un gatto nero, non sembrerò mai una vera strega. Oh, ma sì. E poi non puoi portar fuori un gattino la sera di Halloween. In giro ci sono un sacco di persone e di macchine. Potrebbe perdersi, farsi male o spaventarsi. Mi devi nascondere! Napoleone, brutta palla di pelo! Guarda i miei poveri capelli! Lascia perdere i capelli, bambola! Questa è la notte di Halloween! E allora hai paura dei fantasmi? Non dei fantasmi, delle streghe! E di una in particolare, Nerissa! Ok, ci vediamo alla festa in maschera di stasera. Non vedo l'ora. Tu cosa ti metti? Chris, non ti hanno insegnato a bussare? Qui non c'è nessun Chris. C'è soltanto il super guerriero ninja della distruzione. Ora ti distruggo io! E dai, muoviti, mettiti la maschera. È ora di andare a fare il solito giro delle case. Puoi scordartelo, io non vengo con te. Colpa di Andrew Harvey. Scusa, non capisco di che cosa tu stia parlando. Ma se l'abbiamo sempre fatto. Mamma! Che c'è? Cosa hai da gridare? È arrabbiato perché sono troppo matura per fare dolcetto scherzetto. Tu sei troppo matura? L'anno scorso ci sei andata. Ti è sempre piaciuto Halloween, fin da quando eri piccola. Già, ben detto, è una festa per bambini. D'accordo, non c'è bisogno che ti mascheri. Però devi accompagnare tuo fratello. Ma mamma! Oppure stasera non esci. Su, coraggio, tanto ci andiamo tutti. Sarà divertente. Irma, Eileen, abbiamo una vera e propria emergenza streghe. Venite da me, adesso! Ecco, resta qui finché non ho finito. Uffa, io non voglio stare qui. Sei già fortunato che ti porti in giro. Sono troppo grande per queste bambinate. Colpa di Andrew Orby? Non ho idea di che cosa tu stia parlando. Dico solo che se salvi il mondo un giorno sì e l'altro pure, non hai bisogno di andare a elemosinare dolcetti. A proposito, mi piace quella mesh. Ci picchia, oggi siamo più numerosi noi della banda scolastica. Meglio così, mi servirà tutto il vostro aiuto per evitare i colpi di Nerissa. Perché mai dovrebbe avercela con te? Perché è Halloween ed è l'unica notte dell'anno in cui il cuore della Terra è a disposizione di tutti. Ok, calma, time out. Io credevo che per prendere un cuore ci volesse l'autorizzazione. Halloween è la notte in cui si fanno strappi alle regole e il potere del cuore può essere rubato semplicemente eliminando il famiglio che protegge il cuore, ovvero il gatto nero di Lillian, cioè io. Che cosa di speciale la notte di Halloween? Stai scherzando, Gioppetto Rosa? È sempre stata la notte della magia e del soprannaturale. Secondo voi, perché la gente si maschera e incide le zucche? Vuoi dire che quelle cose non sono soltanto superstizioni? La superstizione deve pur venire da qualche parte. Se un gatto nero vi attraversa la strada, porta sfortuna. Dovreste provare ad essere un gatto nero. Oh, il racconto delle tue sventure è davvero tragico. Ma dimmi, che cosa ti aspetti che facciamo? Nascondetemi! Da adesso fino al rintocco della mezzanotte non posso nemmeno trasformarmi per proteggermi. Quindi sono un bersaglio troppo facile. Perfetto!
niente, cosa? Sei impazzita? È il modo perfetto per far venire Nerissa qui da noi. Ma Will, non possiamo permetterle di prendere il cuore della Terra. Avrebbe 3 volte la nostra forza. Già, senza contare che vi mancherei troppo. Non ho intenzione di darle il cuore. Il mio piano è di usare Napoleone come esca. Wow, studiene un altro, piccola. Da quando Phobos è dalla nostra parte, Nerissa ci evita alla grande. Sa che Phobos le può prendere il sigillo, ma assetata di potere con me, non resisterà a dare la caccia a te. E quando lei arriverà, noi saremo pronti. Tu lo sai che la storia delle 7 vite è una leggenda, vero? Perché vuoi fare dolcetto a scherzetto con il pigiama? Io sono un guerriero ninja. E i guerrieri portano il pigiama. Fa poco la spiritosa, strega. Scommetto che prenderò più caramelle di te. Ho una mia strategia per fare dolcetto a scherzetto. Ok, l'importante è che mi proteggiate. Cornelia, posso andare con Chris e Irma? Ti prego, ti prego, ti prego! Ragazzi, non avete bisogno di una mano per quella cosa? Grazie, ma abbiamo già tutto quello che ci serve. Grande! Così la mia serata è completa, cioè completamente rovinata. Oh no, e se mi vede qualcuno? Andrew Horby? Non capisco di che cosa tu stia parlando. E dai, guarda il lato positivo, dolciumi gratis per tutti! Dolciumi gratis? Vieni anche Black, serve solo costume. Pensavo che fosse già mascherato. A proposito, è ora che prepariamo i nostri costumi. Giusto, ragazzi? Giusto, ragazza. Ok, tutti fuori. Guardiane, unitevi. Acqua. Fuoco. Terra. Aria. Quintessenza. Caspita, ti sei cambiata in fretta. Non sapevo che facessero costumi per Halloween così complicati e particolari. Lo sapevo che in fondo saresti venuta. Avevi già il costume sotto i vestiti. Questo non è un costume, è un travestimento. Così nessuno mi riconosce se mi vede con voi. Ciao Irma, ci vediamo alla festa. E adesso fuori il tuo piano. Scegliamo un posto per la trappola, un posto che Nerissa non conosce e su cui non avrà sospetti. Calma, so io dove possiamo andare. Fantastico! La vecchia e sinistra libreria dove ci hai quasi eliminate. Ah, che bei ricordi. Ok, Napoleone, attira qui Nerissa. Sì, ma come farà a trovarla? Non preoccuparti, mi troverà lei. Esatto, e quando Nerissa sarà dentro, Phobos agguanterà il sigillo prima che lei agguanti Napoleone. Noi saremo di supporto. È ora di infilarsi in un costume più adatto al combattimento. Oh, cavoli! Visto che dobbiamo attaccare di sorpresa, dovremmo essere più in tono con l'ambiente, no? Purtroppo non posso fare niente per i tuoi capelli, però... Non è proprio quello che avevo in mente. Dolcetto o scherzetto? Ma non si fa così. Quando ti porgono i dolciumi, non devi arrapparli a 2 mani. Ecco qui. Uno per la strega, uno per il piccolo ninja e uno per il bimbo puzzolente. Visto? Pensa che Blanca è bimbo. Allora, dove sono tutti questi dolciumi che dovevi prendere? Non ho ancora messo in campo la mia strategia. Sta a sentire. Per favore, è l'unica sera che usciamo dalla casa famiglia. Ci darebbe un dolcetto in più. Wow, ero quasi tentata di darti le mie caramelle. La tua strategia è una forza. La tua strategia? Ma lo sai quanti anni mi ci sono voluti per perfezionarla? E poi hai saltato la parte più importante. Ehi!
Fase 1, serve un sacchetto per dolciumi vuoto. Fase 2, faccino dolce e simpatico. Fase 3, una storia molto più convincente della tua. La prego, signora, il mio fratellino è troppo malato e stasera non può uscire. Mi dà una caramella in più per farlo sorridere? Le persone del quartiere sono tutte fuori. Oh, come mi dispiace, ma certo. Avete visto? Ecco come si fa. Evviva! E meno male che tu eri troppo matura per fare dolcetto scherzetto. Oh, ma fammi il piacere. Guarda che non mi mancano affatto queste bambinate. Colpa di Andrew Arby. Scommetto che questo piano non è stato approvato dalla protezione animali. Bene, miau anche a te, oh mia bellezza felina. Che cosa ci fa una gattina carina come te tutta sola nella notte di Halloween? Tranquillo, gattino. Non ti farò del male. Voglio soltanto eliminarti. Prendilo, prendi il sigillo. Sto aspettando il momento giusto. È una trappola. Perché non hai fatto niente? Era lì, bastava allungare la mano. Questo non è il momento per discutere del fallimento del tuo piano. Dobbiamo trovare quel povero gattino. Ok, truppa, rapporto. Ha funzionato alla grande, guarda qui. Palline di cioccolato, buone. La signora Prinzburger di solito dà gli spazzolini da denti, non male. Sì, anche Blanc è contento, guarda qui. Oh, è Natalina. Squisite, sanno di menta. Dai, suoniamo ancora. Sì, Blanc è felice a suonare. Salve, signore. Facciamo dolcetto scherzetto per il nostro fratellino malato. Allora vi servono medicine, non dolciumi. Cosa è successo? Aveva le caramelle, ma non ce le ha date. Ok, adesso ci penso io. Insomma, bambini, vi ho già detto che... Dammi dolcetti, dammi dolcetti, dammi dolcetti. Aspetta qui. Ehi, ma come hai fatto? È la mia nuova strategia, guardate qui che bottino. Sei la regina del dolcetto scherzetto. Già, mia sorella è la più tosta. Ok, qual è la nostra prossima vittima? Irma? Irma Lair sulla cresta dell'onda, ma sei proprio tu. Ciao, Andrew Orby. Anche tu fai dolcetto scherzetto? Già hai indovinato, marinaio. Chi è quello? Vuoi svegliarti? Quello è Andrew Orby. Ragazza simpatica, essere cotta come pera. Ma tu avevi detto che dolcetto scherzetto è una cosa per bambini. E dovrei rinunciare ai dolciumi gratis? No, davvero. E ti sei anche mascherato. Beh, in realtà comincio a credere che sia la parte migliore. Ci vediamo alla festa. Ok. Ti auguro buon vento, tesoro. Cavoli, non me l'aspettavo proprio. Napoleone sapeva che ci saremmo incontrati tutti qui. Vedrete che si farà vivo. Almeno spero. A meno che Nerissa non l'abbia già trovato. Oh, per tutti i fulmini siete fantastici! Non avevo mai visto dei costumi così forti. Ah! Guarda qui, Eddie Cheese. Dov'è la cerniera di questo costume? Ehi, ma quanti siete lì dentro? E se invece volessi vedere io che cosa c'è in quella testa? Ehi, Martin, perché non andiamo a comprare lo zucchero filato?
Attenzione, signori maghi, zombie e streghette. Tra 10 minuti cominceranno le scenette di Halloween. Vi prego di scusarmi, signorine, ma voglio assolutamente vincere la gara di scenette. Chissà se il conte Dracula sapeva che stava per diventare carne per serpenti. Santo cielo, Napoleone! Aiuto! Help! Ok, lasciate fra me. Provaci ancora, tesoro. E vai! Dovevo solo dare l'angolazione giusta. Oh, sei fantastico. Ecco il gatto. Per quanto tempo ancora dovremo sopportare tutte queste sciocchezze? Abbi pazienza, Cedric. Le cose belle arrivano sempre a chi sa aspettare. Cose molto belle, come il potere. Ciao a tutti! Irma, ci hai trovati! Oh, beh, è stato un gioco da ragazzi con quel serpente alto 6 metri. Lilian è a casa al sicuro. Scusa se te l'ho scaricata, ma visto che avevi già Chris... Tranquilla, sono piuttosto simpatici come marmocchi. E guardate un po' che bottino. Ma fare dolcetto scherzetto non era da bambini? Figurati, questa è l'unica notte dell'anno in cui possiamo comportarci da bambini. E poi sono vestita da strega. E che mi dici di Andrew Orby? Mettiamola così, Andrew è un gran bel pezzo di bucaniere. Mancano 5 minuti a mezzanotte. Avete l'ultima occasione di presentare una scenetta di Halloween per la gara di quest'anno. Tranquillo, gattino. Sembra che tu sia salvo. Cosa potrebbe mai fare Nerissa in 5 minuti? Perché lo hai chiesto? Oh, vieni qui, bel gattino. Non scappare. Irma, cos'è tutta questa confusione? Ecco, la nostra rappresentazione per Halloween non le piace? Signori, a quanto pare abbiamo dei concorrenti dell'ultimo minuto. Lasciamo loro la scena e godiamoci lo spettacolo. Ci sono molti modi diversi per scuoiare un gatto. Phobos, prendile subito il sigillo prima che lei prenda Napoleone. E se io invece non volessi farlo? Brutto vigliacco! Tu vuoi che Nerissa elimini Napoleone e prenda il cuore della terra? Così quando le strapperai il sigillo avrai il triplo del potere. Ottima deduzione, i miei complimenti. Aspettavo questo momento da molto tempo, guardiana. Continua ad aspettare. Dolcetto scherzetto, per lei sono scherzetto. Uno spettacolo grandioso! Effetti pirotecnici, fuochi d'artificio professionali! Avete perfino le ali finte motorizzate e tutto il resto! Brutte notizie, ragazze. Nerissa non si fermerà finché non avrà conquistato l'universo. E c'è dell'altro. Phobos ha deciso di non aiutare Napoleone. Traditore. Già. Sai che sorpresa? Non è carino da parte sua. Finalmente siamo soli. E dai, bellezza! Non mi dire che sei interessata a un famiglio di seconda mano! Al bambino serve una bella sculacciata! Via! Devi aver trovato Napoleone. Ah,
Arrivederci, gattino. Ci vediamo, tesoruccia. Che succede? Il gatto ti ha mangiato la lingua? No! Ah, evviva, ce l'ha fatta! Nerissa è sconfitta! E Napoleone è sano e salvo? Puoi dirlo forte, ciuffetto rosa! Ok, fammi un favore, non chiamarmi più così. Questo sì che è un lieto fine, chi direbbe il contrario? Phobos. Da questo momento comincerà una nuova era, l'era del potente Phobos! Ecco il nostro vincitore!